E signori, siamo arrivati qua al finale di Watch Dogs 1. Siamo alla 63esima parte che chiuderà appunto questo gioco che a me sinceramente è piaciuto, ma poi il riepilogo finale lo faremo sui titoli di coda, quindi tranquilli. Ora non so se ci sarà anche un epilogo, non saprei dirvi al momento, quindi veramente navighiamo a vista. Però prima di tutto andiamo a goderci questo finale che si chiama A volte capita di perdere. Uno dei personaggi più discussi di Chicago, Dermot Lucky Quinn, è morto. Si ritiene che per decenni sia stato legato al Chicago South Club, anche se non è mai stato accusato di... Secondo la polizia, è morto di infarto dopo... Ci sarà Tybon per forza. Tybon, come si chiama. Clara è morta. Lucky Queen pure. So per chiamarlo Lucky King. Ed è non solo la prima, ma l'unica missione dell'atto 5. Ho fatto un po' di rifornimento. Così ora siamo pari. Sì, certo, è chiaro. Prendi pure quello che vuoi. I Fixer mi saranno presto alle costole. Non sapevo che Rose fosse morta. Doveva prendere e andarsene. Non ho prove che la Bloom l'abbia fatta uccidere. Cazzo, Aiden. Non puoi nemmeno assolverli. Cioè, ci sono troppe cose che non quadrano. Affari sporchi, voti manipolati. Bastano dei bravi PR per nascondere tutto quanto. Dopo la morte di Rose, hanno creato quello. Non so bene come né perché, ma quel codice è pericoloso. C'è qualcosa che... Non ci ho capito molto, ma riguardava un certo bel... qualcosa. Bellwether. Ecco cosa voleva. Devi distruggere il codice, amico. Il resto non mi importa che cosa ci fai. Senti, Aiden, mi spiace per Clara. Anche a me. È tutta una merda, comunque la guardi. Sì, vabbè, è tutto un gioco di ricatti. L'ha detto Aiden Pierce. Attento. Dopo la morte di Clara. Tutto una ripicca. Segno che inizia l'inferno. E molti dirigenti d'alto livello della Bloom vengono interrogati per dei filmati di natura sessuale apparsi online. Sembra che molto della gente non è valido. Andiamoci a prendere sto Bremien. Bremien. Però come soprannome non sarebbe brutto. È emerso un filmato sconvolgente che inchioda Rushmore per l'omicidio di Rose Washington. Si tratta di un'ex impiegata del CTOS, scomparsa da più di un anno. Rushmore non ha voluto commentare. Secondo il municipio, il filmato sarebbe un falso, creato da... Sì, certo. Facile dirlo dopo. Facile. Allora... Dove dobbiamo andare? Dopo tutto quello che abbiamo passato, vuoi mollare così? Cosa hai fatto? Sei pazzo? Io non lo so più. Ma so che Nicky è al sicuro. E che pagherai per Clara. Credi di essere un eroe. La G
i giornali. La città ha paura di te. Non credo. Tuosa testa di cazzo che non sei altro. Forza, vediamo. Vieni a prendermi. Facciamola finita. Ah, dimenticavo di dirti una cosa. Ti piacerà. Ho sbloccato il sito S. Del tutto. Sono dentro al sistema. Vedrai che spettacolo. No. Mi hackera tutto quanto. Tibon. Stavo aspettando il mio treno e tutto a un tratto le luci vanno via. Ti assicuro che è solo l'inizio. Damien ha accesso a tutto. Sì, col cazzo. Non glielo permetto a quel rotto in culo di incasinare il mio CTOS. C'è un punto debole che non conosce. Raggiungilo e spegnilo. Ti roviniamo la festa una volta per tutte. Ti richiamo da dentro. È bello risentirti. Mi piace rendermi utile. Ok, ultima missione. Ottenere accesso all'edificio, ma dov'è questo accesso? È qui. Ok, finché non c'è la polizia possiamo non dire stare tranquilli, ma diciamo più easy, però secondo me poi la polizia prima o poi spunta fuori. Sì, sì, bravo, bravo, complimenti. È un miracolo creato dall'uomo. Un sistema modello che... Pensavo l'avessero creato le scimmie. Cittadini modello. Chissà cosa ha detto la Bloom sui potenziali attacchi informatici. Belli bambini. Hackers? Ma no, il CDOS è il più avanzato. Bla 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 bla. Idris, Aiden. Si alza il ponte, alza, non ti preoccupa. Ma questo lo sai molto bene, vero? Scusate, me l'ho perso un attimo a leggere e ad ascoltare. Comunque, 32 metri sarà lì dentro forse? Chiedo. Uno dei personaggi più discussi di Chicago, Dermot Lucky Quinn, è morto. Si ritiene che per decenni... Beh, che Lucky Quinn fosse morto l'abbiamo capito. Club, anche se non è mai stato accusato di nulla. Secondo la polizia è morto di infarto dopo un evento di... Ok, ci siamo, lo sapevo che era qua dentro. Che fosse qua dentro. Ok, che dobbiamo fare? Merda, il firewall mi butta fuori. Forse T-Bone ha un'idea. T-Bone, fai qualcosa. Ci ha chiusi fuori. Dobbiamo disconnetterlo subito. Un'idea, ma l'ultima volta della gente è morta. Se non lo facciamo, moriranno lo stesso. Dimmi tutto. L'intera rete è collegata a un satellite. È una specie di valvola di sicurezza del sito S. Ho un virus artigianale che è un vero inferno. Devi installarlo da 3 punti diversi. Che cosa fa? Questo è il primo? No. Poco ma sicuro. Qui finisce male. Meno ne sai e meglio è, amico. Chiamami quando l'hai installato, sistemeremo tutto. Va bene. Allora, a caccia di questo virus. Credevi di fermarmi così facilmente? Mi deludi. Ti facevo più intelligente, ma alla fine anche tu sei come tutti gli altri. Tu sfidi troppo le persone. Mi pulisci con il silenzio. Vuoi farmi crollare? Chissà che cosa potrai fare a quel punto. Andiamo, Aiden, stupiscimi. Ti stupirò. Che farai? Dammi scacco matto, forza. Puoi fare... Ma tanto lo so che devo andare lì. Lo so. Damien disturba la navigazione. Tenta di rallentare. Abbiamo un problema con la stazione CTOS. Sta dando parecchie gatte da pelare questo, eh? Lo so, non mi togliete di culo. A tutte le unità, la stazione. No. Merda. C'è quanto uno 50 metri. Cancello. Dentro. Hackera. Carica sto virus.
dei virus si moltiplicano senza controllo. Cazzo, devo trovare un'altra macchina. Madonna quanto sei lento, speriamo che quegli altri siano più veloci. 83. Guarda che controllo totale. 9. Ok, via. D'accordo. Sì, sono partito. Cos'era? Ok, via. Ti piace proprio questa storia del hacker? Sparisci. Ok, cambiamo macchina. Vuoi capire cosa sto facendo? Adesso non c'è il virus, quindi possiamo andare qua. Distruggere. Belli tranquilli. Sei vivo. Donna impegnativa come ultima missione, però è bella. Così tutti sapranno. Bella, ho neutralizzato una tua stessa macchina, sei in grande. Io ho osservato il meglio. No, ho preso le strisce chiodate, che due coglioni. Una volante potenziata è stata inviata per cercare il sospetto. Ho preso le strisce chiodate. Discutiamo per una posizione migliore. Ha lasciato il veicolo. Via, di qua. Prova ad andargli addosso, occhio. Dammi l'elicottero che provo a disinnescarlo. Potessi magari. Sì, posso. Chi non vorrebbe una città ideale? Lo fermerò io. Vattene a fanculo, va. L'accesso al sito Esqui. Ok, spero che messo il secondo virus le cose cambino un pochino. Fanculo. Via sta volante, va. È possibile che abbia ferito due civili? Vabbè, non lo so. Afro bloccato, ma forse abbiamo una soluzione. Dovrebbe essere questa? Potrebbe. Divertente. Ho prenotato un viaggio per distruggere Londra in Inghilterra. Vuoi venire con me? Va bene, così distruggo pure te. Dai, alzami sto ponte, forza, alzami sto ponte. Che tanto salto lo stesso. Aspetta che devo passare. Occhio alle ponte. Godo. Alla fine non avevi bisogno della tua amica hacker. Stanno facendo letteralmente fuori la macchina. Tu sei più veloce. Ok. 80, 84, 85. Amico dei pezzi grossi. Sì. Guarda che ho capito. Carichi il tuo virus, quello va in. Adesso qua ce n'è troppi. Così vieni a punire lo storpio. Aspetta che ce n'è uno che è meno degli altri, forse, che ha una piccola diversa, no? Sapevo che l'aveva inventato la tua amichetta hacker, ma purtroppo è morta. No. Qualcuno ha attivato le bombe. Ci incontreremo, Aiden. Ah. Fai del tuo meglio e io farò lo stesso. Ce l'ho. Merda, non ce l'ho più. Vai, fai esplodere, fai esplodere. Ferma il veicolo.
devo neutralizzare l'elicottero. È qua sotto. Il sospetto sta scappando a piedi. Dammi questa macchina. Dai. È qui giù, quindi è uno di questi. Una volante potenziale. Ma da dove esco io qua? Hai visto che rete intelligente? Anticipa il problema. E lo risolve. Non parlare troppo presto, Damien. Centrale. Aspetta che ti carico l'ultimo. Che è questo qua. Qui centrale, scontro della stazione di DOS, sospetto individuato. Ora gli vado addosso. E adesso me ne vado così. Corri. No, sei un coglione. Guarda con quanta efficienza la nostra città digitale ti dà la caccia. E ci risparmi. Carica sto virus, forza. La difesa geniale è il miglior attacco. Che sudata, ragazzi. Merda. Siamo gli inseguitori prima di hackerare il sito S. Qualcuno guardi le vie secondarie a tutte le unità. Aspetta, fammi fare una cosa. Diavolo. Non c'è componenti per il blackout. Ma oh, no, doveva ricaricare. Non c'è via d'uscita. Non ci voglio credere, ragazzi. È inutile, non riuscirai mai a cavartela. Dici? Merda. È agente di polizia ucciso. E lo so, ragazzi, lo so. Finirò questo gioco con una reputazione di merda, però è che ci posso fare. Posso uscire di qua. E di qua. E rubarvi una macchina. Vabbè, dai, sono tre riquadri di sospetto, neanche tanti alla fine. Ricevuto. Un'unità potenziata si dirige dal sospetto. Manda questa unità potenziata, dai, mandala. Adesso lo faccio fuori. Che tanto il virus te lo sei beccato, poi vediamo il resto. Polizia, accosta subito il veicolo. Accosto tua madre, accosto. Mi vado addosso. Ricevuto. Unità potenziata si dirige dal sospetto. Godo. Via di qua. E sul ponte. Sono un coglione. Forse ha cambiato macchina. Centrale, in qualche... Cazzo! Aspetto. Non mi dovevano vedere. Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Facciamo fuoco. Arrenditi e accosta subito. Ora gli vado a sopra. Via. Un SUV di pattuglia sta inseguendo il sospetto. Insegui il sospetto, vai. Ok, devo uscire dal cerchio.
facciamo dal cerchio. Dai. Centrale 1725 Davis. Il mezzo è sparito, avvisate l'unità. Fatto. Tostissimo. Allora ci siamo. Torna al punto debole dove abbiamo iniziato. Ora si spalancherà come una bella... No. Avrai un collegamento diretto con il satellite ed è questo che conta. Ok, il collegamento col satellite. C'è una valvola di sicurezza? Ancora una cosa. Una volta dentro, usa l'exploit e via la luce. Se siamo fortunati e sono in gamba come dice il mio curriculum, scoprirai dove è Damien. Non voglio altro. Va bene, lo scopriremo allora. Dove c'è una... Andare. Qua. Torniamo al punto originario, ovvero la disattivazione del CTOS. Cosa non da nulla. E rifacciamo tutto quanto. Praticamente 20 minuti dopo, ma rifacciamo tutto quanto. Iron Peace fermo. Siamo al DedSec. Ti abbiamo osservato. Sappiamo cosa fai. Distruggi le linee verso il CTOS. Godetevi lo show. Dacci 30 secondi. Per cosa? 30 secondi dentro il CTOS. Lo effettiamo con un codice. Poi... Quando il sistema si riavvia, il DedSec controllerà il sistema dall'interno. Riparreremo ai torti della Bloom. Ci bastano solo 30 secondi. 30 secondi. In segreto. Il nostro segreto. Saremmo cani da guardia. No, sono stanco dal rumore. Non lo dimenticheremo. Hackeriamo. Ok, cominciamo da qualcosa di semplice. Che sicuramente per qualcosa di semplice non si rivelerà. Ehi, vabbè. Quello sotto, ok. E adesso questo. Via. Telecamera, infiltrati. Perché così semplice? C'è la mappa di Chicago? Sì. Di volo riavvierà tutto il sistema. Fermi il Damien. Lo troverò. Ok, oddio, rimanevo fermo come un coglione. Ok, spegniamo sto sito S. Mio Dio. Central Operating System. Oh, tutto denaro buono. E c'è anche Blackout che segue, non mi sorprenderebbe la cosa. Esatto, c'è anche Blackout. Usa la barca per raggiungere Damien che si trova qua. Ok, noi ci andiamo intanto al porto. Ci andiamo là, poi valutiamo cosa fare.
tra poco ricomparirà alla luce. Perché sei così testardo? Quinn è morto. Hai di nuovo tua sorella e Clara ti ha pugnalato alle spalle. Farà vittima adesso, eh? Lo sai. E tu allora? Anche tu puoi essere considerato responsabile. È questa da dove salta fuori. Ma andiamo oltre. Magari invece è colpa tua. Ricordo che il Merlot è stata una tua idea. Ti maledico ogni giorno per il piano, per averti incontrato, per non averti fermato quando potevo. Non faccio più gli stessi errori. Se c'è un problema, Maggia, il giustiziere. Ho letto i titoli. Ora sei tu il mio unico problema. E vengo a prenderti. Nessuna risposta. Quindi andiamo. Prendiamo questa barca al molo. Andiamo a prendere Damien. Per questo finale di Watch Dogs. Per poi passare a Watch Dogs Bad Blood. Proprio dalla prossima puntata. Ecco il faro. C'è ancora la corrente. Ed ecco Damien. Hello. Infatti, l'unica cosa con la corrente è proprio il faro. Mi ricordo nel finale di una missione, ma non mi ricordo quale, quella dove si scappò con la barca. Abbiamo deciso di unire i nostri talenti. Tutti i nostri. Atterrammo qua. Dopo essere scappati dalla polizia. Come ora. Guarda fuori. Abbiamo messo in ginocchio un'intera città. Vieni, Damien, vieni. Ora passo le mie ore in piedi sul terrazzino. È così che chiamano il panorama del faro. Il terrazzino. Lo sapevi? Se io no. Lì si attinge. Sui terrazzini ci muoiono i vecchi. Tipo te. Eccoci qua, ragazzi, godiamoci questa cutscene. Forza. Ma che sorpresa! Ultime parole, Damien. Vuoi dire qualcosa? Ora sanno chi sono! Tutto qui, nient'altro. Ehi, vaffanculo! Ma guardati, hai fatto un'ecatombe solo per beccare un boss della mala. Ti autoassolvi solo perché la tua causa era, come, nobile? Nobile? È per questo che sono qui. Ma che dici? Hai sulla coscienza anche Clara, come pure tua nipote. Per questo hai allontanato la tua famiglia, vero? Loro sanno chi sei. Anche se sai giocare, a volte capita di perdere. Bla bla bla, Cristo quanto parlate. E tu che ci fai qui? Scusa, bello. Nuovo contratto. Tirala qui. Cosa? Forza, dalle un calcio. Ah, quanto mi fate ridere. Sapete, prendete tutto così sul personale, è il vostro problema. Per questo vi è andata male. Ecco la morale della favola. Telefono in mano. Il telefono. Dammelo. Forza, dammelo. Eccolo. Neutralizziamolo. Anche Jordi Chin se ne va. Ah, così. So cosa desiderasse Damien nei suoi ultimi momenti. La morte, immagino. Secondo me Jordi Chin non è morto. E invece ho fatto questo. Bugie rivelate, re corrotte. Una città distrutta. Ehi. Sembra comunque il finale di GTA 4 con questa musica di violini sotto, gli archi. Non mi guardo più indietro. Non ho rimpianti. Guardo avanti. Ogni cosa è collegata. Sfrutterò tutto questo per rivelare
proteggere e, se necessario, uccidere per punire. Sorry. Ragazzi, siamo arrivati in fondo a Watch Dogs. Dopo 5 mesi di campagna, a maggio, da gennaio a maggio, siamo arrivati in fondo. Ragazzi, che dire? È stato bello. È stato molto bello. Ripetiamo, il sindaco. È un videogioco che a me piace. Piace parecchio. I documenti trafugati. Secondo me, i sequel non gli hanno reso tanta giustizia. Secondo me sono buoni giochi, ma sono a un livello leggermente inferiore. Questo è un gioco che aveva un potenziale assurdo, ma come tantissimi giochi della Ubisoft, basti pensare a cos'era Far Cry 3, cos'era Far Cry 4, che poi ha subito un declino assurdo, cos'era Assassin's Creed 2, che poi ha avuto due sequel buoni, per poi calare, riprendersi con Black Flag e poi proprio calare a picco. Ha bloccato gli attacchi peggiori e in alcuni casi i concept della Ubisoft sono mitici, però poi quando le cose si fanno serie, purtroppo cascano sempre. È tornata pienamente. Però noi non siamo qua per valutare i giochi prima di giocarli. Anche perché a me piace giocare videogiochi belli, brutti. Mi piace giocare a tutto. Quindi ci faremo tutta la storia di Watch Dogs, perché poi ho dei colpi in canna molto molto bollenti per voi, che vedrete. Adesso non ve li posso dire, perché sennò rovinerei veramente tutto. Pianeta, una comunità, CTOS 2.0. Però ragazzi, adesso faremo questo piccolo passaggio a Watch Dogs Bad Blood, che sarà all'incirca un mesetto di missioni, e poi dopo andremo a Watch Dogs 2, che sarà il capitolo di quest'estate, perché quello sarà, per poi andare a Watch Dogs Legion, che sarà il capitolo dell'inverno. Yolanda Mendes, dottoressa, la sua storia è straordinaria. Lei ha conosciuto Aiden Pierce, il cosiddetto giustiziere. Come è successo? Ho incontrato il signor Pierce per via di sua sorella. Questo ci ha molto sorpresi. Non abbiamo trovato nessuna informazione su di lui. Lei ha deciso di parlare. Ha curato un trauma di suo nipote? Sì, esatto. Ovviamente mi spiace, ma non posso dirvi nulla. Nemmeno i loro nomi. No. Non le chiediamo questo. Ma così ha conosciuto Aiden Pierce. Che tipo è? È impossibile dirlo con sicurezza. Maschera la sua personalità. Ed è molto bravo a farlo. Davvero? Non è come un giocatore di poker. È veramente molto intelligente e cerca di dominare ogni situazione. E sta scrivendo un libro? Sì, in cui descrivo tutta la mia esperienza. Voglio analizzare la mente di quest'uomo problematico. Si annuncia una lettura affascinante. Dottoressa, grazie. DeadSec dice basta. Le nostre parole sono state ignorate. Esseri vili come te hanno tentato di intaccare la nostra reputazione. Ultimo avvertimento. Ci sarà una resa dei conti. Noi controlliamo i controllori. Siamo capaci. Siamo inarrestabili. Siamo in guerra. L'ufficio del commissario ha dichiarato che ultimamente l'attività criminale si è ridotta. L'opera di pulizia del giustiziere, meglio conosciuto come La Volpe, ha ricevuto poche lodi. Ah, pure La Volpe. Anonima ci ha anche rivelato che il dipartimento di polizia apprezzerebbe il giustiziere più di quanto non possa dichiarare pubblicamente. E allora andate veramente tutti a fanculo. Con una serie di prove e l'arresto di Joseph DeMarco, ma le forze dell'ordine di Chicago assicurano che le indagini sul traffico di esseri umani sono tutt'altro che concluse. Poco dopo la piena condanna di DeMarco, la polizia ha confermato che un impiegato statale possiede le prove che collegano il governatore dell'Illinois al giro degli... In realtà lui è già morto, l'ho ammazzato io, ma vabbè. Gli agenti stanno raccogliendo i pezzi dopo che un enorme malfunzionamento del CTOS ha causato estesi blackout, rotture di ponti e danni per migliaia di dollari. Migliaia e basta? È tornato online, ma molti fanno domande sulle misure di sicurezza per gestire un sistema così complesso in una città così grande. Io sto sanguinando, e tu? Me la cavo. Ti lancio un'ultima esca. Maurice alla fine ha ceduto. Vedete che è vivo? Ti mando lo sapevo. Da lì in poi te la vedi tu. Sempre al lavoro, eh?
Sì, esatto. Questo è l'epilogo. Per me è tutto. E io dicevo, ci sarà la parte 64, invece no. Finiamo alla 63. Includiamo l'epilogo nell'ultima missione. Quello con Maurice è ancora aperto, ma alla fine è un mio problema. Ha sparato alla mia auto, uccidendo mia nipote. Vorrei dire che siamo diversi, ma non lo so più. Quanta gente ho ferito? Ho ucciso. Chi merita la morte? Chi è che decide? Oh, tanto ce l'ho aumentato la reputazione. E lui è Maurice. Due, tre. È il 4, è saltato, fra. Uno, due, tre, cinque. Ma cazzo, lo sapevo. Sei qui per farla finita. Per saltare il conto. Ragazzi, li spariamo o lo risparmiamo? Non deciderò io. E ragazzi, deciderà la ruota della fortuna. Che facciamo? Giro? Shuffle? Giriamo. Oh! Ah! Lo uccidiamo. È arrivato il momento di uccidere Maurice. La facecam si è proprio fottuta malissimo. Ok, l'abbiamo riparata. E allora, Maurice. Morì. Ragazzi, titoli di coda di questo Watch Dogs, appunto, vi ho già spiegato, insomma, il mio punto di vista riguardo a questo gioco, che comunque ho scelto per un motivo, cioè non è che io mi metta a scegliere giochi brutti, cioè io ne scelgo pochi, però buoni, e voglio godermeli dall'inizio alla fine. Se vogliamo scegliere un gioco brutto che ho portato su questo canale, FIFA lo accetto. Tra l'altro Watch Dogs Bad Blood sarà un Watch Dogs, non diciamo sotto mettite spoglie, però sarà sempre Watch Dogs 1 con uno sguardo proiettato a Watch Dogs 2, perché comunque Tybon, vi spoilerò che è un personaggio che sarà presente non solo in Watch Dogs 2 ma in tutti Watch Dogs, a differenza di Aiden Pierce, che in Watch Dogs 2 viene credo nominato, e in Watch Dogs 3 invece sarà un personaggio giocabile come membro della crew. Qua invece è un, ad esempio Tybon invece è un personaggio sempre presente. Io vorrei tanto poter saltare queste cose. Va bene, vado a farmi un drink nel frattempo. Ragazzi, mi hanno messo a suonare. Sono finiti. La città di Chicago ha fatto da esempio. Alleluia. Iniziare la nostra espansione in altre città della nazione e di tutto il mondo. Non c'è modo migliore di portare la città nelle vostre case. E aspettate di scoprire CityOS 2.0. CityOS, il futuro in un solo pulsante. È quello che ci sarà in Watch Dogs 2. Vero. E ragazzi, con questa bella macchina, dove abbiamo ucciso Maurice, noi ci salutiamo, perché adesso inizieremo Watch Dogs Bad Blood. E sarà una nuova avventura, ragazzi. Proprio da zero, 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 zero. E signori, torniamo al menu principal, perché qua ci sarà Watch Dogs Bad Blood. E lo inizieremo la prossima volta. Vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi, tutte le cose di rito. Dare tutto, un bacione e ci vediamo per Watch Dogs Bad Blood.